Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Incendio in una scuola elementare, evacuati 260 bambini, tutti quelli che si trovavano nelle classi quando è scoppiato il rogo. Guardate. Fuoco alla scuola elementare Salvo d'Acquisto in via Braga a Tavola, i bambini evacuati secondo il piano antincendio. È successo poco prima delle 12.30 di oggi. Le fiamme sprigionate dall'impianto fotovoltaico installato sul tetto hanno distrutto una cinquantina di metri quadrati di pannelli. È stato un genitore che si è presentato a scuola in anticipo per prendere la figlia a notare il fumo e a scorgere le fiamme che si stavano alzando dal tetto. Immediato l'allarme che ha fatto scattare il piano di evacuazione delle 10 classi che contano 260 bambini. Sì, l'evacuazione è andata benissimo, i ragazzi, gli insegnanti ormai sono addestrati a questo tipo di problematiche, anche se non abbiamo mai avuto fortunatamente. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno subito spento l'incendio e avviato le verifiche di stabilità del tetto. Il 118 ha fatto intervenire, ma solo per precauzione, un'ambulanza della Misericordia di Seano. Nessuno ha avuto bisogno di cure. La scuola domani resterà chiusa. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo dei tecnici comunali delle edilizia pubblica, della manutenzione e della pubblica istruzione. Ci sarà bisogno di smontare i pannelli fotovoltaici danneggiati, 30 in tutto, bonificare l'intera copertura e ripristinare l'impianto elettrico. A provocare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. L'impianto fotovoltaico ha 6-7 anni di vita e fino ad oggi non ha mai dato problemi. Mai stati problemi di questo tipo. Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato, è stato portato in ospedale, poi nella notte è fuggito ed è stato ritrovato oggi dalla polizia. Adesso è ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono molto gravi. Claudio Vannacci. Ha rischiato di morire dopo essere scappato dall'ospedale Santo Stefano, dove era stato ricoverato in codice rosso con ferite gravi al fegato e al polmone, lesioni conseguenti ad un accoltellamento subito poco prima in via Bologna, dove era stato aggredito insieme ad un connazionale. Solo nel pomeriggio il giovane è stato ritrovato dai poliziotti della squadra mobile a casa di un parente e riportato immediatamente in ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. È successo questa notte mentre l'aggressione, sulla quale sta indagando la polizia, risale a ieri sera intorno alle 22.30. Il ferito è un giovane di 25 anni, di nazionalità albanese, pregiudicato ed espulso dall'Italia dopo aver collezionato alcune condanne che lo avrebbero riportato immediatamente in carcere una volta rientrato nel nostro paese, motivo che sicuramente sta alla base della fuga. Quando il giovane è scappato, i sanitari lo stavano preparando per un intervento chirurgico al polmone e al fegato. Avrebbe minacciato i medici e infermieri per garantirsi la fuga. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane era insieme ad un amico quando la coppia è stata aggredita da 3 persone che li hanno colpiti con dei coltelli. Il 25enne è stato raggiunto al fianco e al torace, mentre l'altro ha ricevuto solo una ferita superficiale alla gamba. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pistoia il maresciallo Giuseppe Paoletti, per 14 anni comandante della stazione carabinieri di Poggio a Caiano, dove è rimasto fino al 2001, quando è andato in pensione. Paoletti, che ha 68 anni, stamani è stato travolto da un tir mentre camminava sul marciapiede all'incrocio di Vignole a Quarrata. Soccorso in codice rosso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato agganciato dal mezzo pesante trascinato per diversi metri. Un cacciatore è stato ferito da un colpo partito inavvertitamente dal fucile di un suo compagno di caccia. È successo ieri mattina in un terreno di via Raugea tra Paperino e Castelnuovo. Il ferito ha 78 anni ed è stato raggiunto alla testa e a una spalla dai pallini. Immediatamente soccorso dal 118 è stato portato in ospedale e qui ricoverato. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il colpo è stato esploso dal fucile di un 79enne che si stava prestando ad entrare nel capanno dove già si trovava l'altro cacciatore. La rosa dei pallini è impattato contro una lamiera e poi di rimbalzo ha colpito il cacciatore. Gli agenti hanno sequestrato il fucile e sono in corso di accertamento eventuali conseguenze di natura penale per lo sparatore. Molestie sessuali su 8 bambine, il pedofilo devolve tutta la liquidazione alle sue vittime. Sentite.
Ha diviso il TFR maturato nei suoi 20 anni di lavoro come dipendente di una ditta edile tra le famiglie delle 8 ragazzine che lo hanno denunciato per violenza sessuale. Non un risarcimento, ma un gesto di ravvedimento da parte del 42enne finito in carcere a giugno del 2016 e messo ai domiciliari lo scorso luglio. Appena uscito dal carcere ha deciso di destinare alle famiglie il trattamento di fine rapporto lavoro che gli è stato corrisposto in conseguenza del licenziamento, in tutto circa 30.000 euro. Un'offerta senza condizioni e vincoli relativamente all'iter processuale che sta facendo il suo corso. Le famiglie hanno accettato i soldi e solo quelle costituite parte civile, 4 su 8, lo hanno fatto con la clausola dell'acconto maggiore avere. Intanto l'uomo difeso dall'avvocato Lorenzo Baldassini domani comparirà davanti al giudice per il processo con rito abbreviato. Il 42enne fu arrestato dalla squadra mobile dopo 4 anni di indagini, partite dal racconto di una bambina che rivelò di essere stata avvicinata nei pressi della scuola da un uomo in abiti da lavoro, riconducibili a un cantiere edile, che le aveva chiesto aiuto per misurare il portone di un palazzo e per farlo l'aveva sollevata toccandole le parti intime. Una scena che nel tempo si è ripetuta diverse altre volte, una scusa credibile la sua che gli consentiva, così ha ricostruito l'accusa sostenuta dal sostituto procuratore Egidio Celano, di prendere in braccio le ragazzine e così facendo palpeggiarle infilando anche le mani nelle mutandine. Sentito dal giudice, il 42enne non ha negato ma ha respinto con forza la lettura data dagli investigatori, ribadendo che tutto ha avuto inizio per caso e che gli episodi si sono ripetuti perché il palpeggiamento con quella tecnica si era rivelato facile. Domani il processo potrebbe arrivare a sentenza. Ha seminato il panico tra le persone che ieri pomeriggio affollavano il mercato straordinario in piazza Mercatale. Ci sono volute ben 2 pattuglie delle volanti per metterlo in sicurezza. Protagonista un 26enne nigeriano che alla fine è stato arrestato per i reati di minacce, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. 2 poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso con prognosi di 7 giorni per entrambi. Lo straniero, tenendo una pietra in mano, ha inveito contro chiunque si trovava a passare nel suo raggio di azione e non ha fornito spiegazioni sul suo comportamento. Lo scorso agosto era già stato arrestato dai carabinieri per un episodio analogo. Lasciamo la cronaca, incassi record per Sori grazie al recupero della tassa sui rifiuti non pagata. Sentite Alessandra Agrati. Nei primi 9 mesi del 2017 Sori ha incassato quasi 1,5 milioni in più rispetto a tutto il 2016. Un risultato importante ottenuto soprattutto con il recupero della Tari, che è passata da 70.000 euro dello scorso anno a 1,5 milioni già incassato al 30 settembre del 2017. Forte recupero anche per la Tares, che da 26.000 euro ha raggiunto i 260.000 euro. In totale, quindi, si è passate da 7.800.000 euro riscossi nel corso dell'intero 2016 a oltre 9 milioni da gennaio a settembre, con la possibilità quindi di incrementare ulteriormente la cifra nei prossimi 3 mesi. Si parla proprio di riscossioni vere e proprie, quindi di risorse che sono già entrate nel bilancio del Comune di Prato. Questo è molto confortante, ci rafforza soprattutto nella spingerci a continuare nel lavoro che abbiamo messo in campo ormai da diversi anni. Sori prevede di incrementare ulteriormente la riscossione dei tributi attraverso la rottamazione delle cartelle prevista fino a settembre 2018. Sono 1.803 per ora richieste di rottamazione per un valore di 5,2 milioni circa di valore complessivo del valore delle tasse da pagare. Abbiamo negoziato e concordato circa 3,7 milioni che verranno incassati dal Comune di Prato durante il periodo della dilazione concordata. Colmato anche il gap di bilancio di 80.000 euro attraverso la rinegoziazione del contratto con l'amministrazione comunale di Prato e di Montemurlo, puntando soprattutto sulla diminuzione dei costi fissi, in primo luogo quelli legati al servizio postale. Vertice in comune tra il sindaco e le categorie economiche, presente anche il sottosegretario allo sviluppo economico. Prato chiederà al governo un tavolo sul lavoro. Il sindaco Matteo Biffoni chiederà alla presidenza del Consiglio la convocazione del tavolo nazionale su Prato, prima della prossima legge di stabilità, così da portare le nuove istanze delle imprese del territorio direttamente sui tavoli di governo.
È quanto emerso questa mattina dall'incontro voluto dal sindaco e dal sottosegretario Antonello Giacomelli con i rappresentanti di Confindustria, CNA e Confartigianato per fare il punto sulla situazione del mondo del lavoro e cercare di individuare al meglio le linee di intervento per aiutare lo sviluppo. La preoccupazione maggiore per i pratesi è il lavoro, ha detto il sindaco. I dati sulla tenuta delle nostre imprese danno segnali incoraggianti, secondo le ultime rilevazioni congiunturali, ma dobbiamo lavorare in sinergia per ottenere politiche di sviluppo che possano sostenere la ripresa e l'occupazione. Le prossime settimane saranno quindi dedicate alla definizione delle richieste da portare all'attenzione del Governo, cominciando con il rifinanziamento del Piano Nazionale Industria 4.0, che prevede incentivi e possibilità di credito per l'acquisto di macchinari innovativi. Stiamo lavorando per continuare con il piano, ampliando il sostegno alle imprese su tre fonti: connessione interna, strumenti di lavorazione e formazione delle competenze, ha annunciato il sottosegretario Giacomelli. La mancanza di competenze specifiche nel settore tessile è una delle problematiche che le categorie economiche hanno sottolineato. Io mi fermo qui, non ci sono altre notizie. Grazie a tutti per aver scelto Notizie di Prato TG. Arrivederci.